Amici di Arend, benvenuti ad un nuovo video dell'Uniligue. In campo si affrontano Real Posillipo e Sciascia-Main per la quinta giornata del torneo. Io sono Leonardo Zullo e vi porto subito in campo per questa sfida ricca di gol. Ragucci sblocca immediatamente il risultato con un colpo balistico davvero delizioso. Palla che bacia il palo e finisce alle spalle di Nasti. Poco dopo lo stesso Ragucci si divora il 2-0, la sua girata termina troppo alta. Ci pensa Trapanese, bravo ad insaccare di potenza e precisione il cross basso del compagno destro a incrociare, trova il gol. Imparabile per il portiere Nasti. Il 3-0 lo firma Sepe con un destro ravvicinato, preciso e potente. Sciascia-Main in difficoltà, ma Amato riesce ad accorciare le distanze fuggendo in contropiede. Il Real Posillipo va vicinissimo ad un altro gol con Sepe, che colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e proprio da un corner il Real si rende pericoloso con Trapanese. Al 21esimo arriva il 4-1. Bello il piattone destro direttamente nell'angolino. Dilaga il Real Posillipo anche nel secondo tempo. Contropiede perfetto. Ragucci davanti a Nasti non si lascia stregare, trova la sua doppietta personale. Sciascia-Main reagisce con Amato, bravo a superare il portiere. Ancora una volta controattacco letale di Sciascia-Main, sinistro a incrociare di Andrea Amato e doppietta per lui. Il distacco però resta ampio e subito dopo il Real aumenta il divario. Direttamente Di Stefano dalla propria area di rigore trova lo specchio e realizza un gol meraviglioso. Bellissimo il lancio in profondità per Ragucci, che stoppa di petto, gira e tira al volo un destro precisissimo. Immobile Nasti si arrende alla forza del numero 7. Il Real Posillipo si impone 8-3 su Sciascia-Main.